Buonasera, abbiamo ricevuto comunicazione da parte di ATS di un sospetto caso di dengue nella nostra città, più precisamente a Villa Raverio. Per questo, questa sera, domani e dopodomani si terranno delle operazioni di disinfestazione di carattere straordinario delle zone sia pubbliche che private, quindi sia in parte sulla strada che anche nei giardini, soprattutto quelli delle case più grandi che non possono essere raggiunti dal getto del cannone che vedrete questa sera. L'accortezza che chiedo alle persone, anzi che viene imposta dall'azienda che svolge questo tipo di operazioni, è di evitare la presenza delle persone e degli animali nelle parti esterne durante queste operazioni, di evitare di lasciare magari il mangiare, il bere, la ciotola degli animali di fuori durante queste operazioni e di raccogliere anticipatamente frutta e verdura per chi facesse l'orto prima di queste operazioni di disinfestazione, perché la frutta e la verdura non potrà essere mangiata per i prossimi 30 giorni. Inoltre ATS raccomanda in questi giorni di utilizzare con più accortezza le zanzariere, di tenere l'aria condizionata accesa perché aiuta a respingere all'esterno, a tenere fuori le zanzare da casa e a utilizzare quegli spray che si usano di solito nelle sere d'estate all'aperto. Durante tutte queste operazioni vedrete che l'azienda sarà accompagnata dalla polizia locale oggi e domani e dai carabinieri domenica sera. Quindi garantiranno sia a loro la sicurezza durante le operazioni che a voi la certezza che sono personale certificato e qualificato per entrare e anche dare l'accesso ai giardini più grandi. Le zone, le vie interessate da questo tipo di operazione a partire da questa sera alle 22:30 sono la via Roletto, San Carlo, Rosnigo, Leopardi solamente nel tratto verso Villa Raverio e Kennedy solamente nel tratto che si affaccia all'incrocio verso Calò, per intenderci dall'incrocio di Via Volta fino più o meno all'incrocio con Via Matteotti. Quindi stiamo parlando di un sospetto caso, quindi queste misure sono solamente precauzionali, vogliono essere di più rispetto alla quarantena che è già stata fatta e ad ogni tipo di precauzione. Quindi stiamo semplicemente cercando di utilizzare strumenti che possano aiutarci in più e darci una maggiore sicurezza e tranquillità. Vi chiedo la pazienza di sopportare questo disagio, dovrete però aprire la porta perché è stata emessa un'ordinanza che ho appena firmato proprio per questo. In questi minuti la polizia locale sta appendendo nelle zone interessate dei cartelli con il logo dell'amministrazione comunale indicanti proprio queste misure da tenere e soprattutto indicanti l'inizio delle operazioni a partire da questa sera alle 22:30. Prego per favore le persone che conoscono anziani in quelle zone che non sono avvezze a utilizzare questi strumenti e che non hanno ancora scaricato l'app, fra poco manderemo il messaggino, di avvisare ecco che questa sera verrà questa operazione, comunque garantita dalla presenza della polizia locale e dai carabinieri, penso anche dal CISO in supporto, le forze dell'ordine. Vi ringrazio, buonasera, sono solamente attività di carattere precauzionale. Buonasera.